Troviamo su Stadio Radio di nuovo Davide Muraca. Ciao Davide, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti radio e a tutti gli ascoltatori. Allora, come dire, esordio di fuoco, senza fare troppi giri di parole, il riposo alla prima partita e poi subito questo derby tra le due vigor. Sì, è un esordio di fuoco, in quanto per noi è la prima partita ufficiale stagionale, perché non avendo disputato la coppa e avendo riposato la prima giornata, non sappiamo quali potranno essere i nostri pregi, i nostri difetti. Ma loro sono già una squadra ben rodata, avendo disputato le partite di coppa e la prima giornata di campionato, forse partono un pochino avvantaggiati. Per quanto riguarda la cornice di pubblico, il direttore Morelli si aspettava una cornice importante. La stessa cosa pensi anche tu? Che tipo di accoglienza pensi ci sarà domani? Penso che sicuramente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Per quanto riguarda l'accoglienza non saprei dire. Spero solamente che sia una giornata di festa e di sport. Qualsiasi risultato ne esca. Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi, c'è stato anche un comunicato, ma ne avevamo già parlato. Diciamo, quest'anno si va verso un assestamento, mi sembra di capire, ma diciamo, superata questa stagione, quale sarà la destinazione di questo progetto? Per adesso, come hai già anticipato tu, diciamo che si vive alla giornata. Non sappiamo, come ti dicevo prima, adesso in base al metro di giudizio rispetto alle altre squadre, che squadre abbiamo costruito noi. Ci vorrà qualche giornata per capire un attimino la nostra dimensione. Sicuramente la prossima stagione sarà diverso, con obiettivi sicuramente di vertice. Sempre quest'anno, vedendo come finirà, ecco. L'ultima domanda, il gruppo è questo oppure da qui al 5 ancora qualcosina si potrebbe muovere? Allora, la rosa è composta per adesso da 21 giocatori, quasi sicuramente in settimana si aggregherà un altro under, stiamo vedendo per un altro over. Poi a dicembre, in base alla situazione di classifica, in base a tante cose, se ci sarà da intervenire per lottare per traguardi diversi, sicuramente interverremo sul mercato. Grazie a Davide Muraca, alla prossima. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, buona serata. Grazie. E adesso andiamo